五花肉，这样做非常的入口即化。脱了皮啊，大肥肉，ciao a tutti, bentrovati nel canale Ivi e Lascia Vivere. La misofonia è un disturbo neurologico che porta a una ridotta tolleranza a determinati suoni. Non è una cosa generica, ma coinvolge suoni prodotti da altri, come il piangere, il tossire, lo starnutire, eccetera. Quando una persona che soffre di misofonia sente un rumore che le dà fastidio, prova immediatamente rabbia e disgusto. Da un punto di vista fisiologico, l'ascolto di un suono sgradito porta l'organismo nella fase fight or flight response, ovvero combattere o fuggire, come se ci si trovasse di fronte a una minaccia. Io questo lo so molto bene perché soffro di una leggera forma di misofonia riguardante la masticazione degli arti. Praticamente provo un fastidio straziante se ascolto qualcuno mangiare con la bocca tendenzialmente aperta. Ritengo il mio disturbo di lieve entità in quanto si verifica solo in determinate circostanze. Per esempio, non ho problemi a mangiare al ristorante perché il suono della gente che mangia è coperto dalla musica e dalle chiacchiere, mentre ci sono situazioni che mi portano ad agire in modo eccessivo, come ad esempio preferire fare 5 piani di scale a piedi per non condividere l'ascensore con uno che stava masticando rumorosamente un chewing gum, o indossare immediatamente auricolari facendo partire la musica a un volume più alto del solito se sento qualcuno che mangia una mela a morsi, cose così. Immaginate quindi qual è stata la mia reazione alla scoperta di una cosa chiamata mukbang, ovvero assistere in streaming al pasto di un'altra persona. Il primo approccio con questa adorabile realtà è stato anni fa, quando lessi che questa ragazza si faceva pagare molti soldi per farsi vedere mangiare, e nell'articolo online c'era allegato un video di questa qui che io aprì, per poi chiudere dopo pochi secondi di ascolto di disgustosi rumori che produceva mangiando che nemmeno una bestia affamata. Questo fenomeno approda oggi anche in Italia. Con YouTube anch'io, un signore che più che essere diventato famoso per i suoi mukbang autolesivi, secondo me lo è diventato perché mette in piazza i risultati che può avere l'abbandono sociale e l'isolamento su una persona di intelligenza media. Perché sì, YouTube anch'io è evidentemente una persona intelligente, ma che è abituata a non avere interlocutori, perché trovo nel suo modo di esprimersi la tipica scarsa disponibilità a mettere in discussione le sue idee di chi evidentemente non è abituato a un contraddittorio, ma tanto di cappello a YouTube anch'io. È questo che il pubblico vuole, mentre io posso sperare in video mukbang insonorizzati. Ragazzi, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, lasciatemi un like e al prossimo video del canale Ivi e Lascia Vivere.